secondo giorno di stage estivo in Bima Lombardia, la voce è già questa. Fuori tempo, tempo che sgoccio, ma guarda la lagrimia. Adesso si scende e si comincia. Sono le 6.45. I ragazzi si svegliano tra mezz'ora. Let's go! Cosa ci fai qui nella mia stanza? Mangi! La cosa più brutta dello stage estivo in Bima Lombardia è svegliarsi la mattina e incontrare Alessio. Ah. Avete dormito bene? No. Ah, non ci stai nel letto te? Sì. Secondo me ti avanza un po' i piedi, io ho qualche problema. Guarda che agilità, Edoardo, veloce come il vento, agile come una falena ubriaca. Grazie. Hai dormito bene, Ciccio? No, ho fatto la coperta di là, cioè. Ma noi l'abbiamo messo. Scusa, ma c'è il lenzuolo. Sono andata all'1.45. Edo, ma tra la coperta di là e il tuo corpo ci deve essere un lenzuolo. Ma caldo lo stesso, si scioglieva. Comunque ragazzi, la prima cosa che ci si dice la mattina è buongiorno. Buongiorno. Ok. E soprattutto, avete dormito bene? Sì. No. È arrivato un bambino, mi ha chiesto dov'è il penning. In pratica continuava a saltare, sembrava che avesse i tacchi, faceva una sfilata. Sì? Che camera sei? 109 e sopra. 109, chi è in camera 209? Io. Cosa avete fatto oggi alle 2? Oggi facciamo assaggiare il mio green superfood. Come si chiama, cereali? Green superfood al Jimmy. Amina! Allora. Ma guarda quel Jimmy, il burro, vieni qua. Con il, senti che buon odore. Vieni come il cane, bro. Ne vuoi un bicchierino? Sa di cibo del cane. Sembra un vomito. Allora. Come hai dormito? Ci stai nel letto? Ma com'è possibile? Non ci sto io? No. Miracolo, sarà piegato. Ci stavo anche io nel letto. Ma ho capito, ma tu sei alto 1,70 m. Lui è alto 8,18 m, guarda. No, vabbè, è 18, no. È più lungo che... alto. Che alto. Vada, vada. Vulcan è molto bella. La Children's Story è carina. Beh no, Antonio Rosso ha fatto Pirates, che è bellissima. Sì, che ce l'ho. Cosa vedo? Posso prendere 4,6? 20 euro. Dai, serio. 20 euro. Ok, dopo te li do. Ok. Abbiamo cominciato i lavori, i ragazzi stanno suonando in giro per la natura, qui si sente un flauto, adesso lo spotto. E io ne approfitto per andare a correre, cosa che non sono mai riuscito a fare tranne una volta l'anno scorso. Corsa fatta, i ragazzi sono nelle loro aule, adesso mi faccio una doccia veloce nel mio bagno enorme e poi andiamo a vedere cosa stanno combinando. Come mangiare la panna cotta secondo l'ideologia del maestro Corti? 3, 2, 1, ole! Ottima! Degli accenti sopra. Quindi pam! Cioè sei riuscito a fare il rullo? Ma sei un mostro! Cioè tu ti sei messo qui stamattina e hai imparato a fare il rullo? Sì. Così? In 6 ore? Ma perché devi filmare? Ciao maestro. Ciao Andrea, come va?
fino a circa 4 minuti fa bene, perché ero qua che riposavo. Ma è colpa mia? No, è colpa di tutti questi ragazzini che sono venuti in coro a dirmi: ehi, capitano! Ano, ano. Non te l'abbiamo mai detto. Senti, se hai un flauto da 6.000 euro e corri così tipo Lancillotto, fai l'ottavino. Ma vai, Hai l'ottavino qua? Sì. Seria, dov'è? È lì, è questo. Oh my god, provate tutte a suonare l'ottavino. Virgi, vuoi provare l'ottavino? No. Certo, Marcello Corti, ma non vale spammare. Hai visto, Beppe, ho dei nuovi followers. Ma che stai morendo? Dario, ho studiato il solo che devi fare? No, ho fatto un piso. Putato che ti ho pomeriggio. Perché? Zitto e non ti muovere. Volevo dire che queste tre ragazze qui dietro hanno trovato la risposta al suo indovinello. Vieni. Ilaria ci ripete l'indovinello di ieri, che suona più o meno così. Vai Ilaria, dove sei? Siamo quattro sorelle. Corriamo veloci ma non ci tocchiamo mai. Ragazze, qual è la soluzione? Le ruote della macchina. È giusto? Sì. Sei sicura? Sì. Non era... fatta aiutare secondo me da qualcosa. Non era le stagioni. Non è che avete... No, stagioni. Non è che avete usato internet. Secondo indovinello dello stage ve lo faccio io. Questo è l'Indo Marcello. Cioè l'indovinello del Marcello. Si entra da un buco. Si esce da due. E quando sei fuori, sei più dentro di prima. Allora Mercuzio, com'è la situazione di crisi tra le due famiglie, i Capuleti e i Montecchi? Cosa? Ha una faccia perplessa. Alessio, dove hai messo il bo... Non dire parolacce. Dove cavolo è? Cosa ti manca? Il bocchino. Vabbè dai, suoni solo la tromba. Molto meglio rispetto al solito. Sofia. Cosa dice il... qual è la prima parola di un piccolo vulcano appena nato? Magma. No, dai. Marci, marci. Siamo arrivati alla quasi fine della prima giornata di stage. Stamattina abbiamo fatto lezioni individuali, i docenti hanno conosciuto i ragazzi uno a uno e hanno fatto tutti mezz'ora di lezione con il loro strumento in mano. Dopodiché, dopo pranzo, abbiamo cominciato a lavorare ai brani con delle prove a sezione. Lavoriamo così con questi ragazzi. Oggi la mattina facciamo lezioni singole, tutti avranno mezz'ora di lezione con il proprio insegnante. Il pomeriggio abbiamo deciso di fare già prove a sezioni, mentre poi nel tardo pomeriggio prova di banda, tutti assieme. E stiamo lavorando il primo brano, Vulcan, di Flavio Barr. È il primo brano che faccio di Flavio Barr, non l'ho mai fatto niente di suo. E devo dire che i ragazzi ci danno dentro, È abbastanza impegnativo perché sono tutti molto piccoli, ma il risultato è buono, riescono a lavorare, riesce a fargli fare un percorso. E stiamo lavorando anche Campus di Pusheddu, ciao maestro. Ed è anche il primo brano di Pusheddu che faccio, che è pensato per banda giovanile. È stato divertente oggi, è stato molto molto divertente. Questa sera avevamo programmato di fare il torneo di Palla Due Fuochi, ma non fa caldissimo fuori, per cui abbiamo optato per un'attività molto più pericolosa. Giocheremo al Lupus in Fabula e io sarò il narratore. Dario! Hai ucciso Simone! No! No! Perché? No, fermi! Fermi! No, ma non ti devi giustificare, adesso arrivo! Allora!